nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. Iniziamo subito dall'attualità. Per chi ci ascolta in diretta di giovedì, l'evento è veramente di poche ore fa. L'incontro del Cardinale Scola con la prima delle sette zone pastorali che visiterà. La zona è la terza, quella di Lecco, la sua di nascita. Vediamo. La terra in cui arriva per la sua prima delle visite alle sette zone pastorali è quella tanto amata dall'umanità potente, dove il tessuto sociale che abbiamo da sempre conosciuto è ancora rintracciabile. Il Cardinal Scola inizia il viaggio di conoscenza della diocesi, dalla sua zona, la terza, Lecco. E a sera, dopo una giornata intera passata sul territorio, la celebrazione eucaristica, affollatissima. Dice l'arcivescovo, c'è una bellezza vera a essere cristiani, che nulla può offuscare. Poi l'incontro atteso con i rappresentanti pastorali di parrocchie e comunità della zona. 181 parrocchie, 10 decanati, 385.000 abitanti, 28 comunità pastorali. Il cardinale prende nota degli interventi. Si parla di responsabilità e corresponsabilità dei laici che vogliono contare e non essere contati, della sostenibilità della famiglia e del lavoro in tempi di crisi, della possibilità di attualizzare vive il modello delle prime comunità cristiane. A tutti risponde con profondità il pastore, a partire da quella che lui stesso definisce la parola decisiva e la questione di fondo, l'incarnazione. Quindi la frattura tra fede e vita, come la definì Paolo VI, si produce quando noi cristiani non vediamo più cosa c'entra Gesù con il nostro quotidiano. E poi richiama il settimo incontro mondiale delle famiglie. Vi raccomando di prepararvi con attenzione, di considerare il dono grande della visita del Santo Padre. Su questo, come dice il librettino qui, l'agenda che è qui, dobbiamo lavorare molto, perché nel mondo di oggi il senso, anche tra noi cristiani, del ministero di Pietro lo si è un po' perduto. Infine il Fondo Famiglia Lavoro, cui vogliamo dare continuità, e la questione delle questioni, l'emergenza educativa. Una sfida da cogliere insieme nella consapevolezza di rappresentare il volto della nostra Chiesa locale. Una pluriformità nell'unità, stretta attorno al Magistero di Benedetto XVI. Quando l'opinione rompe la comunione, vuol dire che la mia esperienza di fede è ancora infantile. E questo vale al mille per mille per la politica, soprattutto in questo tempo. Perché il fatto che uno da una parte, l'altro dall'altra, conti di più che siamo tutti di Gesù Cristo, è una follia. Ecco, io. Rimaniamo nel contesto di queste visite alle zone pastorali per la conoscenza della diocesi sul territorio da parte dell'arcivescovo, che sarà martedì 18 novembre per la zona quarta a Rho. Alle ore 18 la messa al santuario della Beata Vergine Addolorata e alle 21 l'incontro al collegio dei padri oblati, che si trovano entrambi in corso Europa 228, appunto a Rho. E continuiamo sempre con le visite, perché giovedì 20 l'arcivescovo invece incontrerà la zona pastorale sesta, che è detta di Melegnano, ma l'incontro si svolgerà a San Donato Milanese. Nella parrocchia di San Donato in via Trento 6 alle 18 la celebrazione eucaristica e alle 21 l'incontro nel salone parrocchiale con gli operatori pastorali di parrocchia e di comunità. Voglio ricordarvi che tutti questi eventi saranno trasmessi, le messe, in diretta su Telenova 2, canale 664 del Telenova News, scusate, si chiama così da poco, dobbiamo abituarci anche noi, ma è veramente un bel canale, guardateci, sul canale 664 del digitale terrestre, mentre gli incontri della sera delle ore 21 saranno trasmessi il giorno successivo, appunto, all'appuntamento. E ora forse qualcuno di voi avrà notato nel servizio di apertura che il cardinale aveva in mano e ha fatto riferimento al libretto che contiene la lettera a tutti i fedeli della diocesi da lui appena pubblicata. Noi ve la raccontiamo per ora naturalmente attraverso i suoi temi principali, ma torneremo ovviamente sull'argomento.
è stata appena pubblicata. La prima lettera dell'arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, rivolta ai fedeli della Chiesa Ambrosiana, è incentrata sull'incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012. Al cuore dello scritto e del cammino diocesano per i prossimi mesi è infatti il settimo incontro e in particolare la prima visita di Benedetto XVI a Milano. A questo appuntamento il cardinale Scola, nella sua lettera, invita a prepararsi in modo adeguato. È necessario, scrive, che nel tempo che ci separa da quella data, in ogni parrocchia e decanato, in ogni aggregazione di fedeli, in ogni famiglia, ma anche in pubblico confronto con i vari ambiti della società civile, ci impegniamo tutti a riscoprire il significato della figura del successore di Pietro nella vita della Chiesa e nell'odierna società plurale. Tre poi gli elementi sottolineati dall'arcivescovo e definiti particolarmente rilevanti: il lavoro sulle 10 catechesi appositamente predisposte in vista dell'incontro, il sostegno alla famiglia che in questo delicatissimo frangente socio-economico si rivela, nota l'arcivescovo, come l'ambito più colpito dalla crisi e nello stesso tempo più capace di sostenere i propri membri nelle loro fatiche. E poi l'invito forte alle comunità, in particolare a tutti i nuclei familiari della diocesi, perché siano disponibili all'accoglienza delle famiglie straniere. Intitolata non a caso Il bene della famiglia per confermare la nostra fede, la lettera è pubblicata insieme all'Agenda Pastorale 2011-2012 verso l'Incontro Mondiale delle Famiglie, elaborata a cura del Consiglio Episcopale Milanese per spiegare le linee pastorali del nuovo anno, con gli stili, le attenzioni fondamentali, le indicazioni operative e anche gli appuntamenti per vivere al meglio i mesi che ci separano dal grande evento mondiale. Dunque, lo avete sentito, settimo incontro mondiale delle famiglie. Appena il caso di notare che sarà il primo incontro promosso dalla Chiesa Cattolica che non si svolge a Roma quale incontro mondiale. Ebbene, il dono grande della visita del Papa, la prima volta a Milano di Benedetto XVI, un pontefice non torna a Milano dal 1984, allora fu Giovanni Paolo II. E quindi era chiaro che occorresse un accordo, uno sforzo corale che per una volta ha messo tutti d'accordo per un annuncio importante, anche il mondo della politica. Finalmente la decisione è arrivata. Sarà Milano, Parco Nord, Aeroporto di Bresso, a ospitare la visita di Papa Benedetto XVI per il settimo incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno prossimi. La scelta, annunciata da Monsignor Erminio Descalzi, presidente della Fondazione Famiglie 2012, è giunta durante una conferenza stampa in Curia a cui hanno partecipato il sindaco Pisapia, il governatore Formigoni, il presidente della provincia Podestà, che hanno congiuntamente espresso la loro soddisfazione per una decisione condivisa. L'area, che potrà accogliere più del milione di persone previste per le celebrazioni con Benedetto XVI, specie per la messa conclusiva del 3 giugno, è inserita nel Parco Nord di Milano. Ha una superficie complessiva di 790.000 metri quadri ed è stata preferita da altre per la sua vicinanza con gli svincoli autostradali e per la possibilità di poter alloggiare le infrastrutture necessarie. Da Pisapia un'altra conferma attesissima. La metropolitana 5 sarà completata per maggio in tempi utili per l'evento. Un'area imponente, importante, con molto verde, con grandi disponibilità. Per quanto riguarda Milano, c'è l'impegno di attivare e far arrivare vicino al luogo dove si svolgerà la messa del Papa, la metropolitana 5, e di creare tutta una serie di servizi che possono poi portare i visitatori nel luogo dove il Papa sarà presente. Ci dobbiamo preparare al meglio. Ecco perché insieme abbiamo individuato l'area del Parco Nord, Aeroporto di Bresso, come luogo per l'incontro con il Papa, ma adesso parte tutto il lavoro di costruzione dell'evento. E anche delle aree che abbiamo disponibili eventualmente per allestire o dei campi base o quant'altro dovesse essere necessario, e nei limiti delle possibilità, andando anche un po' in là rispetto alle possibilità, cercheremo di dare un aiuto. Importante anche la dichiarazione di grande evento per l'incontro, peraltro a costo zero per lo Stato, sancita dal Consiglio dei Ministri. Come previsto dalla legge, si attende ora la nomina del commissario governativo straordinario. In ogni caso ci si sta preparando al meglio per l'accoglienza anche di famiglie straniere, secondo una logica di apertura a tutti e con un piano di intervento trasparente, sobrio ed ecosostenibile. Trasparenza vogliamo presentare, perché abbiamo fatto una fondazione apposta per questo, sobrietà, perché
si possono fare delle cose belle. Di solito le cose più semplici sono quelle più belle. E la terza cosa è ecosostenibilità. Bene, ancora per noi un appuntamento che vi vogliamo segnalare per la sua importanza, perché lunedì 17 ottobre alle ore 17 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo Gemelli 1 a Milano vi sarà la presentazione del volume Il cambiamento demografico alla presenza del Cardinale Scola e del Cardinale Ruini. Il volume è a cura del progetto culturale della CEI. E a proposito, se ci fate passare il termine, di vescovi di Conferenza Episcopale, la Conferenza Episcopale Lombarda ha eletto al termine della sua sessione annuale che si è svolta a Caravaggio il 10 e l'11 ottobre il Cardinal Scola, presidente della Conferenza Episcopale Lombarda stessa. Bene, ora è tutto per la prima parte del nostro programma. Restate con noi perché torneremo insieme dopo la pubblicità con ancora servizio. Ben ritrovati, continuiamo a conoscere il magistero del nostro arcivescovo con l'ultimo degli incontri con le realtà sociali. Era di scena la politica e il mondo istituzionale. Ognuno si esponga per il bene comune della società civile, che è un grande valore che appartiene a tutti. E ancora, la politica deve saper ascoltare le ragioni degli altri, evitando gli opposti radicalismi, accentuati oggi dal male oscuro che ci attraversa, la crisi. E poi, non temete le critiche. Il Cardinale Scola, come ultimo dei suoi quattro appuntamenti con le realtà sociali, incontra l'Angelicum, il mondo della politica e delle istituzioni. Sul palco, prima di lui, parlano le massime autorità locali, ma anche il deputato Sabino Pezzotta, una giovane della scuola diocesana sociopolitica e il presidente del Tribunale Pomodoro. Ad ascoltare sono decine tra parlamentari, senatori, amministratori, sindaci di quel territorio che il Cardinale, noterà poco dopo, mi sta entrando sempre di più nel cuore. Questo ritorno a casa, sento che Milano e la nostra terra, la nostra diocesi, ma tutta la Lombardia sta appassionandomi ogni giorno di più. E così l'arcivescovo a Pisapia, che gli ricorda tante disuguaglianze che gli tolgono il sonno, a Podestà, che invita a ritrovare le radici autentiche ambrosiane dell'accoglienza, a Formigoni, che chiede di tornare a una politica di servizio, dice: Milano è terra di mezzo, città illuminata e operosa, di traino indiscusso per il paese, ma la parola d'ordine deve essere insieme. Questo insieme, questo noi, deve saper rispettare la natura plurale della nostra società. Non c'è da aver timore di questo dato. Poi il richiamo. L'insieme è un dovere del politico che viene scelto dal popolo sovrano per rappresentare un'istituzione. In quel momento lì la sua appartenenza partitica, chiamiamola così, non può non andare in subordine rispetto a questo compito istituzionale. La Chiesa, nel rispetto di leggi giuste che costruiscono la legalità, è disponibile, conclude il Cardinale, a collaborare con qualunque parte politica, ma sempre, naturalmente, secondo coscienza. Nella visione cristiana ci sono dei principi irrinunciabili e tuttavia discuteremo su tutto, anche perché poi nessuno si permetterà di violare il grande principio dell'obiezione di coscienza. E rimaniamo insieme all'arcivescovo per un appuntamento. Sabato 22 ottobre alle 20:45 in Duomo a Milano, la veglia missionaria diocesana che torna appunto presieduta dal Cardinale e in un'unica, diciamo così, celebrazione che è quella del Duomo. Il tema è Rigenerati dal dono. Tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it. E ora i giovani, una magnifica serata trascorsa dai ragazzi della diocesi, in prima fila i 18-19enni, tra Sant'Ambrogio e il Duomo. È la Redditio Simboli in questo 2011, il titolo A sua immagine Dio li creò. Vediamo. Li chiama carissimi amici, li invita a un'autentica fedeltà al Signore, alla vita buona e vera del Vangelo, alla Chiesa. Non nega i tanti problemi di oggi, però.
Il cardinale incontra i giovani, l'occasione insieme ormai tradizionale, speciale, la Redditio Simpoli. E il suo è un discorso chiaro, schietto, venato da una fetta evidente, dirà al termine in Duomo, andate piano a tornare con la macchina, mi raccomando, ma anche segnato da un modo di dialogare che ai ragazzi piace. Si inizia come sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio, magnifica nel tramonto settembrino, con l'incontro per i 18-19enni che consegnano la regola di vita nelle mani dell'arcivescovo. Si prosegue la sera in Duomo con la veglia dei giovani che vengono da tutta la diocesi. E così, con questo gesto, compiuto nelle mani del vescovo, con l'aiuto di tutti i sacerdoti che vi hanno condotto qui, voi avete una direzione di vita, avete un senso. Regola che è segno della testimonianza di Cristo in ogni ambiente e difficoltà. Quel Signore centro affettivo che è qui e ora con noi, ma che non ci lascia mai. È quella presenza nel qui ed ora che influisce su tutte le azioni che io compio, che influisce sul mio modo di amare, sul mio modo di lavorare, sul mio modo di riposare. Per questo entra nel quotidiano e diventa il Dio presente, il Dio qui ed ora. Insomma, Gesù che cambia l'esistenza. Allora la vita, ragazzi, ragazze, la vita può essere solo risposta a un'iniziativa così. L'immagine originaria, anche se è perduta in noi, se è smarrita per il nostro egotismo, per il nostro narcisismo, per il nostro peccato, può sempre ritrovare, se ci immergiamo nella via, nella verità e nella vita, può sempre ritrovare la sua fisionomia originaria. Infine c'è ancora tempo per la gioia di un saluto con l'arcivescovo, che i migliaia cercano, per così dire, molto ravvicinato. Il cardinale, viva! Bene, rimaniamo col mondo dei giovani, perché mercoledì 19 ottobre, dalle 20.45, presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano naturalmente, si svolgerà la veglia per gli universitari, all'avvio del cammino annuale che li vedrà impegnati appunto per tutto l'anno degli studi, anche con la nostra diocesi. Tutte le informazioni su universitas@diocesi.milano.it potete scrivere. È il cosiddetto battesimo ambrosiano, una veglia di preghiera che verrà presieduta da Monsignor Erminio Descalzi, che è abate di Sant'Ambrogio. Quindi abbiamo visto la Chiesa della Gioia, la Chiesa dei Giovani, ma ora anche quella che si stringe intorno al dolore, come in una grande famiglia, sempre nella casa di tutti i milanesi, che è il Duomo. Ricordo anzi che domenica 16 è la dedicazione della cattedrale, un po' il suo compleanno. Bene. A 10 anni dalla tragedia di Linate, il cardinale Scola e l'intera comunità civile si è stretta intorno a chi ha perso quel giorno una parte del proprio cuore, un figlio, un padre, un marito, una moglie. Vediamo. I gonfaloni a decine, le autorità civili, i sindaci dei piccoli centri della Grande Milano, come Pisa Pia o Albertini, i consoli dei paesi scandinavi da cui provenivano molte delle vittime non italiane. Le bandiere e il Duomo come avvolto da un velo di tristezza. Il dolore è una ferita che sanguina ancora da quell'8 ottobre 2001 e il ricordo dei 118 morti della tragedia più grave nella storia della nostra aviazione non si spegne pur nella Casa del Signore, dove il cardinale Scola presiede la celebrazione di suffragio per le vittime. Riempiono la cattedrale i parenti venuti da ogni parte d'Europa, ma anche d'oltreoceano, l'unico sopravvissuto, Michele Padovano. La Milano di tanti semplici cittadini che non ha e non vuole dimenticare. C'è sull'altare maggiore, accanto ai sacerdoti concelebranti, tra cui il cappellano di Linate, Don Martello, l'arcivescovo, che ricorda anzitutto l'incredulità quando arrivò la notizia. Increduli, di fronte alla dimensione di un disastro che appariva assurdo, com'era possibile che all'alba del terzo millennio, avendo a disposizione sistemi tecnologici sempre più sofisticati, accadesse una cosa del genere. E anche se la morte non è mai la parola definitiva, nota subito dopo l'arcivescovo per la speranza che ci viene dalla croce di risurrezione, occorre anche una precisa responsabilità umana.
una responsabilità di alta cultura civica. Di questo ha bisogno la nostra società oggi, di uomini e donne così che sanno trasformare anche la tragedia e la disgrazia in un principio di costruzione. Il cardinale conclude affidando il conforto nel dolore dei parenti al Signore e alla Madonnina. Lo dice anche in inglese. Poi 118 nomi che risuonano tra le navate del Duomo attraverso diverse voci, inizia il sindaco di Milano. E un crescendo di commozione che trova la sua più bella espressione nel famoso scritto di Agostino: La morte non è niente. Il cardinale ha preso in pieno quelli che sono i nostri obiettivi, quelli che sono il nostro fare. E ci ha riempito il cuore di gioia, perché effettivamente anche dal clero è arrivato un riconoscimento. Dopo il riconoscimento civile del sindaco è arrivato questo riconoscimento dalla Chiesa, dal clero, e questo ci fa molto onore. Abbiamo sentito la responsabilità umana naturalmente, ma anche l'affidamento al Signore. E allora adesso per noi, in questa domenica di dedicazione nel Duomo di Milano, il Vangelo e un breve commento. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea. Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri. Gli si avvicinarono nel Tempio ciechi e storpi ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel Tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che dicono costoro? Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto, dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode? Li lasciò, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte. C'era un po' di confusione a Gerusalemme. C'erano i mercanti, c'era questo impeto profetico di Gesù, c'erano i capi del popolo che rimanevano stupiti di quello che Gesù faceva e arrabbiati. C'era la gente, alcuni dicevano: è il profeta di Nazare, altri dicevano: è il figlio di Davide. C'era un po' di confusione, insomma, a Gerusalemme. E anche nel nostro Duomo, di cui oggi celebriamo la dedicazione, c'è un po' di confusione. Ci sono i turisti che lo invadono, che si perdono qua e là, quelli a vedere la statua di San Bartolomeo, gli altri a vedere il candelabro del Trivulzio, a stupirsi delle vetrate. C'è un po' di confusione. Non si sa bene perché tanta gente entri in Duomo curiosando sui particolari. Forse c'è un po' di confusione anche in quel Tempio Santo di Dio che siamo noi, tanti pensieri, tante preoccupazioni, tante distrazioni. Ecco, Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme e rivela qual è il principio che può risolvere la confusione e dare armonia al tutto. Questa è una casa di preghiera, cioè il Tempio prende significato dall'incontro con il Signore che vi abita. E così questo è ciò che può restituire unità e spiegare che cosa è il Duomo. Il Duomo non è una collezione di opere d'arte che si può visitare come turisti distratti. È un luogo che ha la sua unità nel pensiero della fede, che lo fa essere un luogo di preghiera. E anche nel Tempio interiore che siamo noi può trovare unità la gran confusione che portiamo dentro, se noi impariamo a pregare, a incontrare il Dio che dà significato a tutte le cose.
Bene, anche per questa settimana abbiamo concluso. Io vi do appuntamento come sempre su Telenova giovedì alle 18.30 e con le repliche sia sabato che domenica su Telenova News, canale 664. Vi segnalo quelle di domenica delle ore 13 e delle ore 19. Ma anche vi ricordo le dirette degli incontri nelle zone pastorali del Cardinale Scola. Tutte le informazioni su www.telenova.it. Arrivederci, grazie per averci seguito, alla settimana prossima. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.